Risso. Direi che io non ho molto da dire, anche perché si sta facendo tardi e credo che tutti abbiamo piacere di andare a cena. Poi so che Mario ha da raccontarci qualcosa sicuramente di più interessante. Intanto chiedo scusa anche ai nostri soci, ai quali abbiamo un po' invaso questa sala questa sera, però a noi è piaciuta l'idea anche di creare questo connubio tra un circolo di tennis, peraltro uno dei più noti nella nostra regione, e una società sportiva che annovera ben 150 atleti. È una cosa che è nata quasi per scherzo pochi anni fa. Pensavamo che 100, e ancora l'anno scorso ce lo siamo detti, fosse un limite quasi invalicabile. Abbiamo oggi 150 tesserati. Organizziamo tre gare che hanno riscosso particolare successo: il Memorial Cuirolo, la Salita alla Guardia e poi su tutti la Carugin Corsa, che quest'anno con il patrocinio della Gazzetta dello Sport ha raggiunto anche livelli di notorietà assolutamente inaspettati. Colgo l'occasione per ringraziare l'assessore Andralone di tutto il supporto che ci ha dato nelle varie fasi di questa nostra crescita, in particolare il momento in cui la Gazzetta dello Sport ha dato visibilità a noi, al nostro running team a Genova, è stato sicuramente interessante. Quasi casualmente veniva qualche settimana dopo la realizzazione di un altro evento importante legato al circolo che ci ospita questa sera, che è stato il torneo AON Open Challenger che si è giocato a Valletta Cambiaso, di cui il nostro circolo è stato uno dei promotori, e poi l'aver ospitato a Genova l'incontro di Coppa Davis contro la Svizzera del numero uno del mondo Roger Federer, che è stato un altro evento in cui il nostro circolo ha partecipato come organizzatore. Pochi giorni dopo ci siamo rincontrati, voglio dire, anche godendoci un attimo il frutto di un lavoro che avevamo fatto insieme alla Carugin Corsa, quindi è stato un mese di settembre per Genova assolutamente straordinario. Mi auguro che possiamo, unendo le forze, creare altri momenti di questo genere. Per il momento mi godo questi 150 serate e questi oltre 70 partecipanti alla cena, che è una redemption assolutamente straordinaria, considerato che non siamo qui presenti con famiglie, ma siamo tutti atleti, e questo mi rende particolarmente orgoglioso. Vi ringrazio ancora e ritorno la parola a Mario Codella per tutto quello che ci deve raccontare. Grazie mille. Come ha detto il dottor Di Guerra, abbiamo cominciato 2 anni fa che eravamo circa 50. Oggi Paolo mi diceva che abbiamo superato i 150 iscritti. Ecco, la crescita della società con iscritti indubbiamente c'è stata e di questo siamo molto soddisfatti. Vorremmo anche che questa crescita esponenziale però si evidenziasse in maniera più importante nella partecipazione alle varie gare sul territorio, sul tessuto cittadino e anche al di fuori. Come risultati sportivi nel 2009 direi che sono stati risultati più che buoni. I singoli atleti di punta, i vari Concas, Porro, Grella, Canale e compagnia bella, hanno ottenuto degli ottimi risultati, però hanno ottenuto dei risultati come atleti singoli, mai come squadra, perché fino ad oggi la Cambiaso Risso, pur avendo degli ottimi atleti, non aveva una propria squadra con una certa struttura. Ed è per questo che dal 2010, con notevoli sforzi societari, agli atleti testé nominati, poc'anzi nominati, abbiamo aggiunto degli altri forti atleti quali Nuradin, Prandi, Poggi, Montersolo, che andranno a rinforzare la Cambiaso Risso Running Team. Colgo l'occasione peraltro per ringraziare Nuradin, che per essere presente qua questa sera è venuto da Firenze, e Prandi, che è venuto da Alba, dimostrando, dov'è? Dimostrando, eccolo qua, è abbastanza alto, quindi si vede, dimostrando anche un certo attaccamento alla maglia sociale, seppur da pochi iscritti. E Ha tra l'altro, esordito 1,11 ecco tirando appunto, ieri stavamo alla dicendo, mezza. domenica ha esordito con 1,11, sesto posto assoluto alla mezza di Torre del Lago Pucini.
Per quanto riguarda le signore atlete, quest'anno direi che è stata un'ottima annata perché hanno vinto la 6 per un'ora e hanno vinto anche il titolo di campione regionale di cross con Boschi, Bolognesi, la Silva che ha vinto anche numerose gare in prima persona come assoluta. La Cambiaso Risso quest'anno riorganizzerà le tre gare principali in ordine temporale, sono la maggio la salita alla guardia, a luglio il Memorial Queirolo e poi naturalmente a settembre la Carugia in corsa. Ripetiamo, occorre l'aiuto di tutti per l'organizzazione di queste gare, soprattutto per quella della Carugia in corsa, che richiede veramente una attività notevolissima. Già fin da ora appunto siamo in contatto con l'assessore Azzalone, considerate che la Carugia del 2009 è finita a settembre, noi ci siamo incontrati mi pare a ottobre-novembre, ecco. Quindi veramente vi prego di dare una mano nel corso dell'anno 2010. Volevo anche ringraziare tutto il consiglio, perché la gestione di una società non è una cosa semplice, bisogna mantenere i rapporti con la FIDAL, tesseramenti e tutto ciò che occorre proprio per gestire una società. Per cui volevo ringraziare Stefano Pitto, vabbè che ormai Pitto non corre più, è un ex atleta, però è un validissimo segretario. È un ne farei volentieri a meno. Volevo poi ringraziare anche Paolo Porro che gestisce, io vorrei cominciare a vincere un po' di gare, che gestisce il nostro sito, punto di riferimento della società, ed è lui che si occupa di tutti i nulla osta e tesseramenti, e poi tutti coloro che Gino Puccini, Giulio Satta, Paolo Pelloni. Paolo Pelloni lo ringraziamo già abbastanza per l'organizzazione della Carugia in corsa, quindi stasera è fuori concorso, per la presenza costante a tutte le riunioni, e credetemi sono tantissime, durante l'anno per la gestione della società e per l'organizzazione delle gare. Detto questo, un'altra cosa importante: nel 2010 ci sarà un campionato sociale. Cosa vuol dire? Abbiamo scelto 12 gare, l'atleta, il tesserato, deve portarne a compimento a sua scelta 8. Verranno conteggiati ovviamente i migliori risultati e verrà fatta una classifica. Per quanto riguarda le signore, verranno premiate le prime 6, classifica unica. Per quanto riguarda i maschietti, verranno fatti 2 categorie, under ed over 50. Verranno premiati i primi 5 di ogni categoria e i 3 assoluti. Over e under. Quindi 8 gare su 12 a scelta dell'atleta. Mi pare di aver detto tutto, vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione numerosa, ed è un piacere ed è anche una soddisfazione, consentitemi, da parte vedervi per il consiglio, perché vuol dire che tutto sommato si è lavorato in maniera egregia, quantomeno egregia. Vi auguro un buon 2010 di corsa. Grazie. Possiamo accomodare di là.